Ragazze, buongiorno. Sono le 7 del mattino e mi sono alzata intorno alle 6 e un quarto perché mio marito si è svegliato. Aveva già ieri intenzione di scendere presto per il discorso del pranzo che abbiamo oggi e vuole andare molto presto al porticciolo dove rientrano le barche per comprare il pesce fresco. Quindi lui si è alzato alle 6, io assolutamente volevo riaddormentarmi perché per me era troppo presto, però non ci sono riuscita e quindi mi sono alzata. E niente, quindi ora comincio. D'altronde ho tante cose da fare, parecchie cose da fare, quindi a questo punto mi sono alzata pure io e così cominciamo. Vi ripeto perché ho tante cose da fare, tra cose di casa, amore mio, amore, tra cose di casa e cucinare ho appunto molto, molto da fare. Ieri ho preso questi fiori al Lidl, questi tulipani. E queste roselline. Ieri non era giornata di consegna di fiori, quindi erano quelli del giorno prima e ho chiesto se li potevo avere al 50%, mi hanno detto sì. Ma vi devo dire che tutti i fiori erano, non lo so perché, non so se arrivano già così o se il personale non sta attento. Voglio dire, in ogni mazzo c'erano fiori rotti, molto disastrati, molto disastrati. E niente, comunque diciamo che al 50% insomma vale la pena. E quindi ho preso questi e le roselline. Ok, quindi vi faccio vedere, sentite il silenzio che c'è? E il mare, ragazze, è spettacolare. Bellissimo. Ok, quindi comincio e vediamo così di fare tutte cose con calma. Devo infilare le fodere delle sedie IKEA. Insomma, voglio fare il tiramisù. Devo fare tante cose, quindi diciamo è provvidenziale questa sveglia presto, però ho paura che poi magari mi viene sonno. Boh, va bene, dai. Io ho già fatto colazione col mio pesaforma. Ragazze, nel frattempo che faccio il tiramisù, vi faccio vedere il procedimento, anche se penso che lo sappiate fare tutti. Comunque, per circa 4-6 persone ci vogliono 3 tuorli e 150 di zucchero, sono questi e devono diventare belli spumosi così. I tre bianchi che avete tolto da qui, li dovete montare a neve. E fino a qua ci siamo. Allora, per il tiramisù, bianchi montati a neve, rossi con lo zucchero, ora ho aggiunto il mascarpone e devo mischiare tutto. E poi qui c'è della panna montata, quindi poi vanno assemblati tutti. Quando mettete il bianco dell'uovo montato in questo composto di zucchero e mascarpone, non dovete assolutamente andare né con le fruste elettriche né con la frusta manuale in maniera violenta, ma dovete andare piano dal basso verso l'alto in modo da non smontare i bianchi, da non farli impazzire e in modo da fare incorporare aria. Non ve lo dimenticate. Ragazzi, allora ho assemblato tutto. Ora sto mettendo con la sacca poche ancora la panna insieme a tutto il resto e sto facendo una guarnizione, però chiudo perché con una mano non mi riesce. Vi faccio vedere appena finisco. Ragazzi, ho fatto un tiramisù che è un capolavoro. Guardate, vi faccio vedere la trasparenza, ma quello che mi piace moltissimo è questa guarnizione che ho fatto sopra con il composto di panna, mascarpone, uova e zucchero e l'ho fatto con la sacca poche. Vedete com'è venuto bene?
Ora metto poco poco di cacao sopra in modo che si vede appunto questo gioco. Guardate, sembrano delle meringhe. Allora, ragazze, penso che un tiramisù così non l'avete visto mai. Allora, ho fatto con la sacca poche questa guarnizione, poi ho messo il cacao e poi ho messo le scagliette di cioccolato. Proprio un pochino qua così. Ora lo metto in frigo e dopo pranzo sarà il nostro dessert. Allora, ora di rimproverare a mio marito, Allora, mio marito per questo pranzo è sceso stamattina alle 6. No, 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 alle 6 si è alzato, alle 8 è sceso per andare a comprare il pesce. Allora, vediamo che cosa ha combinato. Allora, vediamo. Allora, questo è un misto di fare arrosto con delle triglie Ah, favolose. le triglie. Questo è tipo un Un paolotto. Non è paolotto. che il duco, non è Mamma mia. aia. Vediamo cosa c'è qua. Ne ho approfittato, ho preso un'altra seppia. Come ti senti? Che sei un pazzo, tu Filippo. Aspetta che c'è il pezzo. No, sei un... io dico sempre che a mio marito gli devo dare 5 euro al giorno per le sigarette, Attenzione, attenzione a che lui questo. tra l'altro neanche fuma. Attenzione. Ma è vivo, è tutto Ferma. attaccato e c'è pure un Un pesce. pesce. Questo si muove. No, mamma mia. Mamma mia. Va bene. Guarda, 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 guarda. Guarda. Va bene. Allora, mio marito dovete sapere che si mangia tutta la pensione così. A Magari, anziché andare in farmacia, comprare meglio. il pesce. Va bene, ragazzi. Allora, io chiudo questo vlog, il primo di questa giornata, altrimenti viene un vlog lunghissimo. Vi ho fatto vedere come ho fatto il tiramisù. È già pronto, ora qua vi ho fatto vedere le solite pazzie di mio marito e niente, Ma ora guarda, guarda, guarda. continuiamo, sì, continuiamo con il resto appunto delle ricette e poi vi faccio vedere la mise en place. Chiudiamo per ora, guardate questo si muove ancora.